diamo un valore così di elasticità sportiva, nel senso che ci partecipiamo, rendiamo onore all'Italia e come va, oppure se ci dobbiamo impegnare, non era questo il tipo di nazionale da portare. Certi componenti dovevano essere sostituiti con giocatori che magari hanno sempre fatto le seconde linee e magari avrebbero voluto pure emergere di più in questa vetrina internazionale mondiale dove i loro nomi magari diventavano più altisonanti e dove il loro valore economico magari sarebbe diventato molto più importante e più preponderante. Invece così non è. E mi dispiace dirlo, anche Cesare Prandelli, che non è malissimo come allenatore, forse è uno tra i più bravi, si lascia influenzare da strane correnti d'aria che vestono il bianco-nero, da strane correnti d'aria che ruotano intorno a Milano. C'è De Rossi che fa l'eccezione insieme con qualcun altro, ma siamo sempre lì. Ricordatevi che il Mondiale dell'82 noi la vincemmo con 8 Juventini, Antonioni della Fiorentina, Oriali dell'Inter e non mi ricordo poi il terzo C'era Bruno Conti, compagno naturalmente, la qual è. Roma. Ma Esatto, Bruno Conti della Roma mi era sfuggito, è vero, chissà, forse perché dovrà passare alla Fiorentina, non lo so. E praticamente a parte quei tre era sempre stile insomma, mi Juventus, pare di non è capire che cambiato nulla. non ti piace quest'Italia targata Juve Milan, cioè l'Italia dei blocchi, no? No, Tanto assolutamente no, discussi. perché sei selezionatore, allora nel club sei l'allenatore e lì non ci fiato, lì non fiato, anzi meglio detto, ma nell'Italia sei selezionatore, il selezionatore deve cercare i giocatori più in forma, saperli amalgamare tra mille difficoltà, perché chiaramente chi allena la nazionale non ha tutto il tempo disponibile come ce l'ha l'allenatore del club, ma lì che sta la bravura. È lì che ti pagano profumatamente. Allora hai un contratto principesco che rispetto ad altri allenatori prendi pure di più, e non solo Prandelli, pure i suoi predecessori. Se tu prendi ex allenatori di club, li prendi per la loro saggezza ed esperienza dimostrata sul campo. Se invece li devi prendere tanto per amalgamare i juventini e milanesi, ma basta un selezionatore, non c'è bisogno di fare un contratto fantascientifico ad un ex allenatore, ci mancherebbe altro. Allora rimettiamo i selezionatori in nazionale, facciamo prima. Tutto questo però, chiaramente, per far quadrato intorno alla nazionale, questa Confederation secondo me va come deve andare. Vediamo se arriviamo secondi, terzi, se riusciamo a battere pure il Brasile, per carità. Se andiamo avanti così, squinternati, soprattutto in difesa, non ce n'è per nessuno. Comunque va aggiunto, Perché? Roberto, un aspetto importante, una considerazione che posso anche inserire ad integrazione di quello che hai detto, cioè è che è vero, hanno giocato, Prandelli ha utilizzato giocatori non al 100% in condizione discutibile come Barzagli e Chiellini, l'errore di Chiellini nel primo gol con il Giappone, l'errore di Barzagli contro il Messico, questo è vero, però va detto anche che